Oggi voglio parlarvi di come arrangiare un brano utilizzando solo una chitarra. Ma non ve ne parlerò così perché sembro un co. Dovrei fare una sigla. Dovrei fare una cazzo di sigla, no? Bene, allora oggi vi parlo nello specifico di come ho arrangiato Baby di Madame, che ho registrato utilizzando solo la mia Martin LX1 e il mio microfono Shure a condensatore. Ho usato il palmo della mano per percuotere nel body per fare la kick, mentre col plettro facevo lo snare e l'hi-hat. Andiamo a vedere subito cosa ho fatto per fare la batteria. Alla fine sono tre strumenti: basso, batteria e chitarra. Chitarra. Tutte fatte con la chitarra, appunto. Quindi una semplice chitarra acustica che fa questo pattern qui. Come l'ho fatto? Allora, partiamo dalla kick. Per fare la kick, anzi per fare tutto, ho semplicemente registrato il pattern con la chitarra, quindi ho suonato dal vivo quello che avrei poi fatto con i sample, ovvero questo. Dopodiché ho preso le parti interessanti, quindi in questo caso di qua ho preso la kick, mentre per lo snare ho preso lo snare da qui nelle parti a solo, e stessa cosa ho fatto con l'hi-hat. Per fare l'hi-hat è stato un po' più complicato il processo, adesso ci arriviamo. Per la kick ho usato anche una sub kick analog per dare un po' di presenza in più nei bassi, bassi, bassi. Infatti, se sentite la kick senza equalizzatore e senza nulla, fa un po' pena. Anzi, col compressore, togliamo anche quello. Sa di kick, però comunque manca un po' di profondità, ecco. Quindi con il compressore, che è il drum bass di Ableton, equalizzatore, e aggiungendo poi una kick messa molto bassa, ottenete questa amalgama generale che comunque sa di batteria, ma si sente che è molto originale. Per fare lo snare ho preso appunto il sample dello snare a solo che avevo suonato e ho aggiunto un po' di reverbero. Questo è un reverbero di terza parte, non è di Ableton. Fare l'hi-hat è un po' più complicato, ma semplicemente prendete il sample dello snare con un po' di equalizzatore. Questo qua è già stato renderizzato, ma con un po' di equalizzatore enfatizzate gli alti e togliete un po' di medi e ottenete questo suono qui, che grezzo è questo. Ma se piazzate un bel filtro, ottenete questo, quindi togliete tutto quello che è sotto i 5.000 fondamentalmente per ottenere questo suono che è davvero davvero carino. Poi non dovete fare altro che risuonare tutto in MIDI, quindi, e ottenete il risultato finale della vostra batteria. Il basso invece mi ha dato un po' di filo da torcere. Perché per fare il basso ho semplicemente suonato la chitarra come se fosse un basso, quindi ho suonato le fondamentali degli accordi. Supponevo che togliendo le frequenze alte avrei comunque ottenuto un buon risultato. In realtà non è stato proprio così, perché togliendo tutto non era questo granché. Infatti, questo è come suonava il basso appena registrato. Ora lascia stare che ho dovuto quantizzare perché con l'effetto trasposto suonava meglio così rispetto a quando era libera. Quindi per raggiungere l'effetto del basso ho dovuto trasporla all'ottava più bassa. Quindi semplicemente mettete qui complex e mettete qui su transpose meno 12. Ma ancora così fa un po' cagare. Ecco perché ho montato tutta questa catena di effetti che vi sto a spiegare adesso, quasi tutti effetti di terza parte. Prima di tutto un equalizzatore. Togliere le frequenze che danno fastidio con la chitarra e con la batteria. Dopodiché ho aggiunto questo qui che è un saturatore della Waves con il mix al massimo che suona così. Quindi aggiunge un po' di grinta. Per avere ancora più grinta ho aggiunto un drum bass. Poi
Sentite che la grinta e il basso cresce. Oh, questo era già attivo. Dopodiché ho aggiunto un compressore, questo qui, il Red. Questo qui che è sempre della Wave. Ho aggiunto un flanger della Wave, che dà un po' di movimento. E poi ho aggiunto un altro compressore, sempre della Wave. Già, così suona abbastanza da basso, però poi mi sono detto aggiungiamo qualcosa che dia anche un po' di colore, e allora in un basso ho aggiunto questo, l'Ovox, che è un altro effetto della Wave, che semplicemente dà questo tono un po' sintetizzato. Ecco, quindi siccome però era troppo, allora l'ho messo in un basso così posso usarlo come dry wet. E alla fine il risultato è questo. Che è quasi un sintetizzatore, quindi è molto carino nel complesso. Sentiamo basso e batteria. Molto molto carino. Per la chitarra ho semplicemente usato un compressore, che è questo qui, che in realtà è un multi effetto per chitarra fondamentalmente. È il CLA per chitarra, sempre della Waves. L'ho compressa abbastanza e ho usato un equalizzatore per togliere delle frequenze che mi davano fastidio perché ho registrato col plettro troppo a ridosso della tastiera e si sentiva un sacco il plettro. Allora, per togliere un po' quel plettro, ho tolto un po' gli alti. Di solito si fa il contrario, si alzano tutti gli alti per ottenere un po' di intelligibilità nella chitarra acustica, ma in questo caso mi serviva togliere quell'intelligibilità del plettro. Infatti, senza equalizzatore suona così. Così è molto meglio con l'equalizzatore. Togliamo tutto. Quindi nel complesso il tutto suona così. Bene, quindi questo è più o meno il modo che ho usato per arrangiare un brano usando solo la chitarra acustica. È piuttosto semplice, però richiede un po' di lavoro durante il progetto, ma è abbastanza semplice. Lasciate un like, condividete e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!